Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo ovviamente parlando della visita oggi in Abruzzo del generale Figliuolo che in mattinata è stato a Pescara, nel pomeriggio all'Aquila. Il generale ha visitato l'hub vaccinale del capoluogo regionale nel pomeriggio e quello di Via Tirino questa mattina a Pescara. Il generale inoltre ha rassicurato la nostra regione sull'arrivo di dosi a sufficienza per portare le inoculazioni giornaliere in Abruzzo a quota 20.000. Ci dice tutto nel servizio Giuseppe Dintino. Con la mimetica e la piuma d'alpino in testa, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo quest'oggi è tornato in Abruzzo. Trascorro le mie vacanze a Silvi da decenni, ha detto il generale. Arrivato a Pescara intorno alle 10, è stato a lungo in regione a colloquio con i vertici della giunta abruzzese, fino a quando intorno alle 12 ha visitato il centro vaccini al Palafiere di Pescara. È uno dei migliori che ho visto, ha detto il commissario, promettendo l'arrivo di più vaccini. Io mi aspetto 17 milioni di vaccini. Vaccini stanno arrivando, arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana, e ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni. Da lunedì si parte con la somministrazione agli over 50 e grazie al vaccino monodose Johnson & Johnson si procederà anche all'immunizzazione delle aree più isolate. Dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare, abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri 3 team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione per essere dedicati nei villaggi montani a vaccinare persone anziane e fragili. A giugno poi la campagna vaccinale dovrebbe decollare con le dosi anche per le attività produttive. I punti aziendali partiranno più avanti, quando avremo più vaccini, abbiamo messo in sicurezza gli over 65 e i fragili e potremo aprire a tutte le altre categorie. Il commissario si è poi recato all'Aquila dove ha visitato l'hub di San Vittorino, con lui il capo della Protezione Civile Nazionale, Curcio. Questa è una regione generosa, che negli ultimi anni è stata colpita da eventi importanti e che ha saputo organizzarsi, quel sistema che lei ha citato di volontariato, di volontà di protezione civile, ma di sistema civile fatto dai sindaci, delle istituzioni sanitarie, dai prefetti, dai cittadini, perché poi alla fine queste sfide si vincono se il cittadino comprende questo meccanismo. Beh, in Abruzzo è consolidato. Dovrei dire da una parte fortunatamente consolidato, dall'altra parte sfortunatamente consolidato, perché è frutto di una serie di dolori che ha colpito questa regione. Ma noi adesso vogliamo vedere avanti, prendiamo le cose positive, prendiamo questa organizzazione che è un pezzo importante della società e dei cittadini abruzzesi. Io riprendo l'appello di dire aiutiamo il volontariato, perché è la spina dorsale non solo dell'Abruzzo e dell'Italia, ma proprio del nostro spirito, del nostro paese. Restiamo in tema con il bollettino Covid della giornata di oggi, perché è durato solo un giorno lo zero nella casella dei decessi giornalieri per Covid in Abruzzo. Oggi sono 6, anche se 4 si riferiscono a giorni precedenti. Il bilancio delle vittime tocca quota 2.428. A questi numeri fa da contraltare la decrescita dei ricoveri. 13 pazienti in meno in area medica, 307 in totale i pazienti in cura nei reparti Covid. 2 le dimissioni dalla terapia intensiva, con i pazienti delle rianimazioni regionali a quota 27. Sul fronte nuove positività sono 196 di età compresa tra 1 e 88 anni, emersi dall'analisi di 4.734 tamponi molecolari e 2.367 test antigenici. Tasso di positività pari al 2,8%, in calo gli attualmente positivi che sono 7.911, meno 251 rispetto
rispetto alla giornata di ieri. In aumento le guarigioni, 441 nelle ultime 24 ore. L'Abruzzo con questi numeri si conferma in zona gialla nonostante un lieve rialzo dell'indice R-Conti. E noi parliamo ancora di sanità. Manca solo la conferma, ma da quanto si legge nella bozza sul riordino della rete sanitaria, nella nostra regione non ci sarà nessun super ospedale, mentre i piccoli nosocomi continuano a perdere pezzi. Vediamo. Nessun DEA di secondo livello in Abruzzo. Secondo una prima bozza sul riordino della rete ospedaliera, l'assessorato alla sanità e l'agenzia sanitaria regionale sembrano aver ufficialmente bocciato l'idea del superospedale. Il DEA di secondo livello, per l'appunto, cioè un ospedale sede di discipline di riferimento per le reti delle patologie complesse e che ha funzione di emergenza-urgenza per il trattamento delle patologie acute ad alta complessità. In Abruzzo, si legge nella bozza, attualmente le discipline di alta specialità non sono allocate nella loro totalità della struttura fisica di un unico presidio. Pertanto, al fine di garantire le necessità assistenziali previste dai LEA, i livelli essenziali di assistenza, la qualifica di presidio ospedaliero di secondo livello è assolta dai presidi ospedalieri con funzione di hub per le specifiche reti tempo dipendenti. Dunque, se la bozza non subirà modifiche sostanziali, gli ospedali di L'Aquila e Pescara avranno funzioni di secondo livello per le reti stroke, politrauma e trauma maggiore, mentre quelli di Chieti e Teramo per le emergenze cardiovascolari. Oltre a questi, saranno ospedali di primo livello anche i nosocomi di Avezzano, Lanciano e Vasto. Ma è una rete di ospedaliera così come avevamo già stabilito e così come era stato programmato, che vede una rete che comprende gli ospedali hub e SPOC, in modo che ogni paziente possa avere quell'assistenza adeguata a seconda della patologia, dalla più complessa alla meno complessa. Ci saranno degli ospedali con delle vocazioni, ma soprattutto ci sarà più un bisogno di richieste fuori regione. Questo è importante perché andando a dare delle priorità e quindi definendo quelle che sono, diciamo, le strutture hub, sarà una situazione proprio completa di risposta ai nostri cittadini che vogliono curarsi nella nostra regione. Chiudiamo, parola finale. Su idea di secondo livello. Ma guardi, il termine idea di secondo livello si attribuisce a chi ha queste potenzialità. È un termine ormai superato, lo possiamo definire tanto perché si va verso una definizione del DM71. Quindi non è tanto la denominazione, è quando i servizi, o meglio ancora l'attività ospedaliera che viene svolta in queste strutture. Per quanto riguarda gli ospedali minori, 9 saranno sede di pronto soccorso, tra cui il San Massimo di Penne, riqualificato dopo il declassamento in ospedale di area disagiata. Ma la bozza prevede il taglio dei posti letto di chirurgia, già sforbiciati in passato ed oggi ridotti soltanto a 2 diurni. Sempre nella bozza si legge che a livello empirico circa il 36% degli assistibili del bacino di riferimento di Penne si rivolgerebbe al pronto soccorso di Pescara, dove la capacità operativa in relazione ai posti letto disponibili è già ampiamente superata e quindi questa riqualificazione sembrerebbe dettata più dal sovraccarico dell'ospedale Santo Spirito che dalla volontà di salvaguardare il San Massimo, nel quale medici ed operatori sanitari con grande spirito di abnegazione hanno lavorato duramente anche per scongiurarne la chiusura. Dopo il servizio di Stefano Recanati, noi restiamo ancora in argomento, parliamo di sanità, perché dopo il mancato rinnovo del contratto per 130 operatori sociosanitari della ASL di Pescara, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci interviene sulla questione dei tanti lavoratori precari nella sanità abruzzese, rivendicando una proposta del centrosinistra. Ma intanto è vergognoso che dopo un anno e mezzo di pandemia, con tutti i lavoratori in trincea, in campo, che sono stati reperiti con modalità così precarie e flessibili, vengano sbattuti fuori senza la possibilità di partecipare a un bando e vedersi riconosciuti i titoli e il know-how acquisito sul campo, in trincea. Lo scorso anno noi avevamo portato all'attenzione della Giunta regionale una norma che andava in questa direzione per i precari della sanità. Quelli che purtroppo venivano arruolati con le agenzie interinali, con le cooperative, quindi il tema, il punto
di sostanza era quella di riconoscere il know-how acquisito. La norma è stata stravolta perché la maggioranza non ha voluto accogliere questo punto e noi facciamo appello di tornare su quella norma e di dare la possibilità a centinaia di precari e di famiglie di trovare risposta rispetto a questa enorme esperienza che hanno acquisito sul campo, ma anche a questo straordinario lavoro che in tempo di Covid hanno fatto per tutta la comunità abruzzese. Licenziata perché incinta, ma reintegrata da una sentenza sulla vicenda di un assistente sociale della ASL dell'Aquila, l'assessore regionale alla salute e alle pari opportunità Nicoletta Verì ha chiesto chiarimenti alla direzione generale. Alla ASL la magistratura ha intimato di rimuovere la condotta discriminatoria. Vediamo il servizio di Infomedia News. Gli è stato negato il rinnovo del contratto dall'ASL numero 1 perché incinta. Il caso della dipendente dell'azienda sanitaria ha scosso fortemente l'opinione pubblica e la politica regionale e nazionale sia tra le fila dell'opposizione sia in quelle della maggioranza. A finire nella bufera sono i vertici dell'ASL ed in particolare il manager Roberto Testa e il direttore del personale Enrico D'Amico. Dopo l'esclusione dalla proroga, l'assistente sociale si è rivolta all'avvocato Salvatore Braghini, che ha diffidato ma senza esito la ASL prima di procedere con il ricorso davanti al giudice, che ha dato ragione alla giovane dipendente, alla quale sono stati riconosciuti i 6 mesi sia a livello economico sia a livello giuridico, ai fini quindi del punteggio della graduatoria. Il giudice nella sua decisione, che è della fine del mese di aprile, evidenzia appunto che l'azienda non aveva giustificato, come era suo dovere fare, il perché di questa disparità di trattamento. Un elemento importante che deponeva a sfavore della azienda e a favore della mia assistita è il fatto che l'ASL aveva provveduto a scorrere la graduatoria degli assistenti sociali e la nostra assistita era 7ª in graduatoria. In realtà hanno effettuato delle nuove assunzioni e delle proroghe arrivando fino alla 29ª posizione, bypassando la nostra assistita. La donna, che a gennaio ha dato alla luce la sua bambina, ha ringraziato il suo legale. Sono uscita da un incubo, ha detto. Ora guardo con fiducia al futuro, sia per me che per mia figlia. La donna, che in questo caso peraltro era andata al lavoro fino all'ultimo mese, fruendo dell'opzione insomma, che consente di stare in interdizione obbligatoria 4 mesi dopo il parto e fino a un mese prima, quindi le andava riconosciuto un premio e invece si è trovata estromessa. Lasciamo l'ampia pagina della sanità e andiamo a Teramo con Tania Bonnici Castelli, perché questa mattina nel capoluogo abruzzino c'è stato un sit-in di CGIL e UILM per ricordare i tanti giovani lavoratori e le lavoratrici che continuano a perdere la vita sul posto di lavoro. In Abruzzo scendono gli infortuni sul lavoro del 19%, ma aumentano dell'1,4% quelli delle donne. Vediamo. Ogni giorno in Italia si contano 3 morti bianche e centinaia di infortuni sul lavoro. Lo scorso anno sono state più di 1.270 le vittime. Complessivamente in Abruzzo gli infortuni sono scesi del 19,3%, mentre sono aumentati dell'1,4% quelli delle donne. La CGIL e la UILM di Teramo, con un sit-in accanto alla panchina rossa di Piazzetta del Sole, hanno voluto ricordare Luana D'Orazio, la giovane mamma che ha perso la vita qualche giorno fa sul posto di lavoro, perché morire così a 22 anni nel 2021 non è più accettabile. Oggi ricordiamo che in Italia muoiono 3 operai al giorno sul posto di lavoro, operaie e operai. Ripartiamo da questa panchina rossa pensando a Luana D'Orazio, l'operaia che è morta qualche giorno fa, per ricordarla innanzitutto come lavoratrice e per dire che non possiamo parlare di morti sul lavoro soltanto quando sono giovani e quando sono madri. Luana è innanzitutto una lavoratrice, come lo è Christian, un lavoratore, ed entrambi perdono insomma, la vita lasciando a casa dei figli. In provincia di Teramo com'è la situazione per quanto riguarda le morti sul lavoro o gli incidenti? Anche siamo in linea diciamo, con il dato nazionale, attualmente noi registriamo per esempio sugli infortuni sul lavoro un calo nazionale dell'11%, il centro Italia almeno 19%. Tuttavia aumentano gli infortuni
che registrano le donne, che subiscono le donne sul posto di lavoro. Questo perché evidentemente le donne vengono formate meno rispetto agli uomini, perché vengono ritenute meno affidabili e meno spendibili probabilmente, quando in realtà chiaramente le donne nel lavoro e nella società devono avere la stessa dignità degli uomini. Ovviamente sul posto di lavoro non muoiono solo le donne, tanti lavoratori uccisi da macchinari obsoleti e poco sicuri. Muoiono le donne ma anche gli uomini, come diceva lei giustamente. Beh, muoiono tutti i lavoratori, se non si cambia la cultura del lavoro in Italia, soprattutto si passi dalle parole ai fatti. È un problema non più ammissibile, non lo è stato per i lavoratori, non si può uscire di casa per lavorare e non tornare a casa solo in ragione del maggior profitto e della bassa attenzione, la bassa cultura. Cosa chiedete? In paese. Noi chiediamo che il Paese deve ripartire dopo la pandemia, ma deve ripartire basando tutte le azioni dalla salute e sicurezza dei lavoratori. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo del decreto sostegni varato nel mese di marzo e che prevede la possibilità per gli interinali di accedere ad un bonus di 2.400 euro. Le domande vanno presentate entro il 31 maggio. Alfredo Primante. Mai precedentemente i decreti avevano previsto un bonus per questo tipo di lavoratori, quindi c'è sicuramente una maggiore attenzione nei confronti di questa platea di lavoratori e lavoratrici che sono sicuramente più precari. Il bonus somministrati di 2.400 euro previsto dal decreto sostegni dello scorso marzo interessa una potenziale platea in Abruzzo di 14.477 lavoratori e di 713 lavoratori in Molise. Di questi 2 su 3 sono uomini e nel 42% dei casi hanno meno di 30 anni. La misura cerca di dare una risposta, seppur parziale, ad una delle categorie più deboli e che ha sofferto maggiormente le conseguenze economiche della pandemia, una precarietà che riguarda in particolare le giovani generazioni. Gli uffici della CGIL, tramite la categoria sindacale del NIDIL e il patronato INCA, sono pronti ad assistere i lavoratori interessati a richiedere il bonus e ad inoltrare la domanda entro il 31 di maggio. Bisogna aver prestato almeno 30 giorni di lavoro in qualità di lavoratori somministrati nell'anno 2019, 2020 o 2021 e aver perso il lavoro alla data del 23 marzo. Si può essere poi successivamente rioccupati, ma non a tempo indeterminato. E ora parliamo di giustizia perché durante l'incontro che si è tenuto ieri a Roma con il presidente degli ordini degli avvocati di Teramo, la ministra Cartabia ha assicurato iniziative a favore degli uffici giudiziari del Tribunale Teramano gravemente sotto organico. Arriveranno nuovi cancellieri e nuovi giudici. La ministra Cartabia accoglie le richieste dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e annuncia personalmente durante l'incontro a Roma le iniziative che saranno intraprese in favore del Tribunale Teramano. Nel prendere atto della difficile e particolare situazione del territorio, ben illustrata dal presidente Antonio Lessiani, il Ministero ha annunciato che a partire dal mese di giugno, all'esito degli ultimi concorsi, saranno assegnati al Tribunale di Teramo nuovi cancellieri. Inoltre, allo scopo di garantire più personale amministrativo, si effettuerà un interpello per mobilità e si solleciterà la stabilizzazione del personale. Per quanto riguarda i giudici, invece, si valuterà la possibilità di modificare la pianta organica di recente adozione, anche se l'eventuale provvedimento dovrà essere assunto su base nazionale. Si farà comunque ricorso da subito alle cosiddette piante organiche flessibili. Infine il Ministero ha annunciato l'avvio di interventi edilizi, tra cui il rifacimento dei servizi igienici che dovrebbero partire a novembre ed essere ultimati a marzo 2022. Il Presidente Antonio Lessiani ringrazia la Ministra Cartabia per l'attenzione ricevuta e ricorda che l'Ordine degli Avvocati di Teramo è stato un tramite e continuerà ad esserlo per monitorare la situazione e non lasciare che quanto promesso resti solo sulla carta.
Siamo arrivati alla pagina dello sport, partiamo dal calcio, dalla Serie B, perché il Pescara è matematicamente retrocesso in Serie C dopo la sconfitta di questo pomeriggio allo stadio Zini di Cremona. Con il risultato di 3-0 i grigiorossi si sono imposti grazie alle reti segnate da Ciofani e Valzania, due ex biancazzurri e Nardi. Lunedì il Pescara chiuderà malinconicamente la stagione allo stadio Adriatico, gara che inizierà alle ore 14 contro la Salernitana. Il match sarà importante solo per la formazione campana, che in caso di vittoria sarà promossa in Serie A come seconda classificata. Ma andiamo a vedere quello che è successo questo pomeriggio allo Zini di Cremona nel servizio. Il Pescara perde per 3-0 a Cremona e retrocede in Serie C con una giornata di anticipo. Un verdetto amaro ma fin troppo annunciato dopo una stagione disastrosa e caratterizzata da una serie interminabile di errori. Da domani si inizierà a pensare alla prossima stagione con tanti punti interrogativi da sciogliere. Il primo, quello sulla scelta del nuovo allenatore. Allo Zini, biancazzurri in campo con il 4-3-3. A centrocampo si rivede Busellato, tanti ex pescaresi in casa grigio-rossa. Le due squadre si affrontano subito a viso aperto. All'ottavo Omiunga prende la mira ma manda la sfera alta. Si gioca a buon ritmo con al tredicesimo la prima vera emozione con l'attaccante di casa Gaetano che esplode il sinistro dai 25 metri con Fiorillo che respinge in qualche modo. Al sedicesimo su azione d'angolo colpo di testa di Ciofani con l'estremo abruzzese che para. Cresce la squadra di Fabio Pecchia pur senza forzare e si rivede così al ventiquattresimo con una punizione di Castagnetti che manda la palla sull'esterno della rete. Al ventiseiesimo Bonaiuto in area colpisce in pieno il palo con l'azione che poi prosegue e che vede il tiro di Ciofani che diventa un assist involontario per Bonaiuto che viene toccato da Volta. Rigore piuttosto netto con Meraviglia di Pistoia che concede così il penalty trasformato di Potenza da Ciofani che porta in vantaggio la Cremonese. Il Pescara è così sotto come spesso capitato in una stagione sciagurata come questa. Il Delfino prova a reagire ma bisogna attendere il 40esimo per vedere un bel tiro di Vokic che mira all'incrocio con il pallone che termina però a lato dopo una deviazione, poi più nulla fino al 45esimo con il doppio fischio del direttore di gara toscano. L'avvio della ripresa vede al quarto una doppia occasione per il Pescara con Carnesecchi che dice no a Capone prima del gol incredibile divorato da Omeonga. Grave l'errore dell'ex genoano che si dispera, così come fa al sesto il suo compagno di squadra Odegaard che trova ancora una volta il miracolo del portiere di casa sul suo colpo di testa. Il portiere grigio-rosso diventa il protagonista della gara visto che al tredicesimo dice ancora no al giocatore danese che meriterebbe la rete personale così come il Pescara il gol del pareggio. E invece la rete del 2-0 arriva per merito della formazione di casa con il neoentrato Nardi che al diciottesimo dopo la torre di Strizzolo sul lungo rilancio del portiere Carnesecchi supera Scognamiglio e con un tiro angolato fa secco Fiorillo. Finisce qui la gara del Pescara e la stagione del Delfino che sprofonda in Serie C anche perché al 29esimo arriva il terzo gol dell'altro ex biancazzurro Valzania a chiudere i giochi e la stagione. Allo Zini si finisce senza recupero con Cremonese Pescara 3-0. Il Delfino retrocede e ripartirà dalla terza serie sperando che almeno questa volta la lezione possa servire. E noi restiamo al calcio ma parliamo di Serie C perché domenica si giocherà il primo turno playoff per il Teramo impegnato al Barbera di Palermo contro il Rosanero di Filippi. In casa biancorossa recuperato Lewandowski, tra i pali out Diakité, Di Matteo, Viero e Minelli. Probabile conferma per 10-11esimi della formazione che domenica scorsa aveva battuto la Viterbese con il solo reinserimento di Arrigoni per il giovane Lombardi a centrocampo. Teramo che ha un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, ed è per questo che il tecnico biancorosso Massimo Paci conferma che la sua squadra andrà in Sicilia a fare la partita. Riuscire a passare il turno sarebbe importante, anche se io lo sapete, credo che sia stato fatto un gran lavoro da parte di tutti, non solo da parte della squadra, ma da parte di tutto il gruppo squadra, da parte della squadra invisibile, da parte di tutto il componente del Teramo Calcio. Quindi sarebbe qualcosa di incredibile. Noi ci proviamo, noi ci siamo preparati per questo, credo che stiamo anche bene. Sarà una partita
difficile, ma anche una partita in cui abbiamo dimostrato nel campionato di potercela giocare, quindi andiamo giù con grande consapevolezza di affrontare una squadra forte, ma di poterci giocare le nostre opportunità. E quindi a prescindere dal giudizio, passare sicuramente alzerebbe il giudizio in positivo, ma rimango dell'avviso che sia stato fatto un grandissimo lavoro quest'anno a Teramo. Ricordo raramente una squadra che ha surclassato l'altra in lungo e largo. È stato un campionato, un girone estremamente equilibrato, in cui le partite spesso e volentieri sono state decise da episodi. Noi come squadra è stato così, a volte un episodio ha cambiato l'inerzia della partita, e quindi credo che sarà la stessa cosa a Palermo. Credo che scenderanno in campo due squadre in salute che vogliono far bene e quindi saranno motivate, estremamente motivate, e quindi lì inizia la partita. Poi la partita alle 15:30 inizia e ogni minuto che passa può prendere pieghe e aspetti diversi, non lo possiamo controllare questo. Bisogna essere bravi a rimanere equilibrati e adattarsi al tipo di partita e riuscire a far bene, a fare quello che in tante partite ci è riuscito, insomma, per cercare di vincere questa partita, perché poi fondamentalmente noi abbiamo solo un risultato, e quindi dovremmo anche capire che tipo di partita fare per portare a casa il risultato pieno. Intanto si affronta non snaturandoci o non provare a fare una partita diversa e non provare a giocare secondo principi diversi da quelli che abbiamo portato avanti fino ad oggi, e quindi i nostri principi dovranno essere fedeli a quelli che si sono visti fino alla settimana scorsa, e la partita va interpretata in questa maniera. Certo abbiamo solo una possibilità di vincere, quindi anche strategicamente si proverà a fare qualcosa di diverso, ma fondamentalmente dovremo affrontare la partita in quella maniera, con grande equilibrio, e cercare di, come idea di base, i principi vanno rispettati, ma l'idea di base è cercare di fare un gol più di loro. Quella è l'idea che deve girare dentro la nostra testa. Non dobbiamo pensare: attenzione, non prendiamo gol, perché secondo me il gol lo prendiamo, ma dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo, mantenendo fede ai nostri principi di gioco e con l'idea di provare a fare un gol più degli altri. Quindi la fase di non possesso è una fase importante, perché non prendere gol significa che sei molto vicino all'obiettivo. Prendere gol significa che devi farne uno e farne un altro, farne uno più di loro, insomma. Quindi la fase difensiva sarà importante. Sarà importante la tenuta mentale per tutti i 90 minuti. Dovremmo essere bravi a non abbassarci troppo, dovremmo essere bravi a far gol, perché non possiamo non far gol, questa è una matematica, e quindi la partita va interpretata in questa maniera. Proseguiamo con il calcio, ci spostiamo in Serie D, dove il Pineto è la squadra del momento dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale con il Notaresco. Soddisfatto il presidente Brocco di come la squadra ha giocato proprio nel match con i rossoblù di Epifani, ascoltiamolo. Presidente Brocco, facciamo un sondaggio: ha sofferto più lei in tribuna o Marco Pomante tarantolato dalla panchina, soprattutto negli ultimi minuti di questo derby? Penso più Marco Pomante, perché chiaramente, essendo il mister, ci teneva molto a questa vittoria. È stata, come dire, molto bella, combattuta. Alla fine siamo stati premiati per la volontà di raggiungere questo obiettivo, cioè questa vittoria. E quanto ci teneva? Io ci tengo sempre, ci tenevamo a Campobasso, lì non siamo stati un po' fortunati, abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo ricevuto tanti complimenti, però i punti li abbiamo lasciati a Campobasso. Oggi anche merito molto del Notaresco, che ha fatto un secondo tempo veramente tenendo molta più palla rispetto a noi, anche se potevamo chiuderla la partita con quella traversa, l'avete visto anche voi, insomma, due volte eravamo sul punto di, però dopo abbiamo mantenuto il risultato, ci siamo difesi senza patemi d'animo, e
e quindi un grande elogio alla squadra per aver raggiunto questo obiettivo. È contento di come questa squadra sta affrontando tutti questi impegni ravvicinati ogni tre giorni? È molto difficile, perché giocare la domenica, il mercoledì, la domenica, quindi turnover tra i giocatori, e rimpostare di nuovo le formazioni, e giocatori che stanno bene, però dopo li devi sostituire per dar respiro e quindi far giocare anche gli altri. La fortuna nostra è che comunque abbiamo una bella rosa di giocatori, quindi il mister può veramente attingere da una panchina lunga. Adesso si continua, prossima gara un po' più morbida contro l'Agnonese in casa, anche se le partite sono sempre da giocare. Non ci sono partite morbide, quindi la dobbiamo giocare, la dimostrazione anche quando siamo andati a Agnone, che forse l'abbiamo preso un po' così e abbiamo decimolato solo un punto. Adesso in casa giocheremo rispettando gli avversari come abbiamo fatto oggi e come abbiamo vinto anche le altre partite. Lasciamo il calcio, siamo al calcio a 5 perché c'è il via ai playoff, dunque la fase decisiva della stagione. Gara 1 dei quarti stasera alle 20 tra Acqua e Sapone e Unigross Catania. In A2 alle 16 in gara secca la Tombesi Ortona domani riceverà il CUS Molise Campobasso. Domenica invece gara 1 alle 16 al Palarigopiano di Pescara, in A femminile tra Montesilvano e Città di Capena. In Serie 2 andata dei playout ad Avezzano tra Orione e Sassoleone. In Serie B playoff in gara secca tra Itria e Real Dem Montesilvano. Lasciamo il calcio a 5 e chiudiamo con la pallavolo. Chiusi i capitoli di Serie 2 e di Serie 3, si riparte dalla B con la seconda fase. Impegnate domani le nostre due formazioni in campo maschile. L'Alba ospiterà il San Giustino, il Paglieta riceverà la formazione pugliese del Casarano. Ed è tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 23 con la terza edizione del TG6, grazie e buon proseguimento di serata a tutti.